Nasir e Rafi, cattolico l'uno, protestante l'altro, uccisi nell'ennesima vessazione alla comunità cristiana di Karachi. L'episodio è avvenuto sabato scorso, oggi sono stati celebrati i funerali nel quartiere dove vivevano, Eissa Nagri, un nome che è ormai sinonimo di ghetto, quello in cui sono stati costretti a recludersi i cristiani della metropoli pakistana per cercare di proteggersi. Un'unica via di accesso, un muro intorno e un servizio di sicurezza interno per vegliare sui 50.000 cristiani che vi abitano in condizioni di povertà. Ma questo non è bastato a fermare i criminali, entrati in motocicletta nel quartiere chiedendo tangenti alle attività commerciali, intimando la riscossione della jizya, la tassa imposta, secondo la legge islamica, sulle minoranze non musulmane. In una lite seguita a tali atti, gli estremisti hanno ucciso 2 uomini. Già altri 2 avevano subito simile morte dalla fine di agosto, ma da mesi la popolazione della zona è nel mirino dei fanatici. E oggi il quartiere ha pianto, in un rito ecumenico, gli ultimi 2 martiri di Eissa Nagri, un nome che si può tradurre letteralmente città di Gesù. E come il Nazareno, la gente del posto non chiede vendetta, ma solo pace e giustizia.